Il titolo è... Non si può non dire una piccolissima cosa in apertura, perché sennò, come prima tu hai detto giustissimamente... Parere personale, non voglio... Parere personale, non voglio coinvolgere niente che nessuno. Bisogna ricominciare anche a sorridere, a parte questi giorni di battute ne sono venute fuori tante. Però devo dire una cosa, l'informazione, almeno fatta dai colleghi, almeno in Toscana, ma anche in, devo dire in giro, è stata un'informazione molto corretta, molto precisa. Siamo andati sulle notizie che sono state fornite ufficialmente, non c'è stato un allarmismo fuori misura. Certamente noi scriviamo quello che ci viene detto dalle autorità, dalle amministrazioni, dal governo, ecco. Quindi lì probabilmente si può discutere, però sull'informazione, almeno in Toscana, io voglio spendere una parola davvero a favore di tutti i colleghi, perché è stata un'informazione assolutamente corretta e in linea con quelle notizie che avevamo da trasmettere. È ovvio che in questa dichiarazione Sandro Bennucci toglie il cappello da direttore di Firenze Post e si mette quello di presidente di Assostampa, che è il sindacato di categoria, quindi è a questo titolo e per questo ha fatto il complimento alla stampa toscana. Il pistolotto, se vogliamo. È un pistolotto, ma no, mi sta... Anche pistol 9, ma va benissimo, pistol, uguale. Anche pistol 10. Anche 10. Allora, il silenzio porterà fortuna. Che tipo di partita sarà domani Udinese-Fiorentina? Non me lo dire tu. Scusi. Lo ascoltiamo da Beppe Iachini. Benissimo. Meglio, è molto meglio, meglio credo, molto. Che sia molto meglio. Sicuramente tutta la settimana che batto un po' il ferro su questo argomento con i ragazzi, perché è una partita diversa, è una partita diversa perché non ci sono i presupposti, non ci sono, è un non calcio, no? Perché non ci sono quelle situazioni ambientali, no? Che ti portano sin da quando arrivi già al campo a sentire l'aria del il clima della partita. E quindi io, è quello che ho chiesto alla squadra, di andare in campo ancora più concentrati, ancora più attenti, ancora più dentro la partita in tutti i 95 minuti, perché sembra tutto meno gran partita se non più o meno un allenamento, perché non c'è quella pressione, non c'è quella tensione da fuori che ti arriva, quel clima, no? Che si respira dall'inizio fino alla fine della partita, e questa è una cosa che dobbiamo ricrearci noi, dovremo essere ancora più bravi a entrare in campo, ancora più attenti, ancora più concentrati. Allora, parto da Tommaso. È vero quello che dice Iachini, che l'aria moscia senza tifosi è un problema? Sì. Sicuramente, però forse più per l'Udinese che per la Fiorentina. Comunque è l'Udinese che gioca in casa, è l'Udinese che avrebbe bisogno del calore del pubblico, mentre... Quindi è meglio per la Fiorentina. Ma sicuramente sì, cioè non credo che incida in maniera negativa o positiva per la Fiorentina, credo che sia una partita come tante altre. Bisogna vedere, sai, in questi casi io ho parlato con qualche calciatore, come tutti noi, le partite a porte chiuse sono delle partite molto mentali. Le partite dove non c'è nessuna influenza esterna e quindi devi essere a mantenere la concentrazione e a non pensare che sia un allenamento, perché bravo, comunque l'adrenalina del campo pieno, dello stadio che ti fischia o ti incita, però ti dà delle sensazioni. Le partite che abbiamo visto anche l'Inter ieri sera, dove senti anche le parole tra i due allenatori mentre si scambiano le strette di mano inizio bellissimo, partita. Finalmente, così finalmente si sentono le minchiate che vengono esatto. Dal partino. Però sai bene che ti tolgono, e sembrava un allenamento ai campini. Credo l'abbia detto anche Conte. Di Viale Malta. Quindi lì bisogna vedere quale delle due squadre mentalmente è più pronta. Quale delle due squadre mentalmente è più pronta? Parlando di Udinese e Fiorentina. Ma io non ho grande stima dell'Udinese di quest'anno. Quindi voti due per domani. Mi auguro. Comunque dice, ha detto la cosa giusta Tommaso, non per elogiarlo, però cominciamo subito stasera, con questa serie. Mi sembra che sia doveroso. Da solo, vabbè. Anch'io parlando calciatori, anche lo stesso Iachini, il rischio è questo di trasformare in una sorta di atmosfera da allenamento, esatto. Che spesso crea anche una certa... essere deconcentrati, sì, no? Leggerezza, disattenzione. Quindi io però alla tua domanda, chi tra i due, anche secondo me poi ne soffre più l'Udinese della Fiorentina, perché poi le è venuto a mancare lo stadio, poi come diceva Sandro cercava di rendere a questo punto ovattata per ovattata con l'assenza di tutti,
La Fiorentina, bene o male, va lì, non va a allenarsi, va a una partita da provare a vincere, importante, però anche se non ci sarà nessuno, non è che la Fiorentina avrebbe avuto al seguito 4.000 persone, quindi si trova in un silenzio forzato, ma meno opprimente di quello dell'Udinese. Stefano, così incrociamo. Devono essere bravi i giocatori a non farsi sfuggire qualche parolina di troppo, perché con le telecamere si percepisce assolutamente tutto. Poi ovviamente il rischio è al 50% di qua e di là. Sì, sì, bisognerà... 50? Dai per 50. Io do il 50% perché in quella condizione di un silenzio assoluto è un campo neutro fondamentalmente. Alla fine sì. Vincerà chi ne avrà più voglia, chi saprà entrare immediatamente nel match. Io lo posso anche sposare, solo che voglio dire, vorrei sperare. C'è il segno del pareggio, eh? Assolutamente, vorrei sperare invece di portare via una vittoria, perché vorrebbe dire che mancherebbe davvero poco e si potrebbe già ottenerlo nel prossimo match col Brescia, di vedere la Fiorentina nel colonnino di sinistra. Scusa. Sandro, allora, chi rischia di più? Io ti voglio rubare il mestiere a Stefano Gorgi. Oh, perché... Gesù, ne basta uno, guarda. Sandro Bennucci, allora, ti prego, uno ne basta. Guarda, stasera allora, addirittura sono due, ascolti, fogli, allora, due fogli. Rubo il mestiere perché io ho visto in carriera due volte, mi sembra, la Fiorentina in campo neutro, cioè in campo neutro, a porte chiuse. Una volta fu a Verona contro il Cagliari. 2-1 in rimonta da 0-1. Bravo, esattamente. Ero presente in diretta alle dirette. Io ero lì. E fu una partita allucinante, però la Fiorentina riuscì a vincerla. Vinse la Fiorentina a porte chiuse anche una decina d'anni fa, 11-12, a Firenze, era l'Udinese o l'Atalanta? Era l'Udinese, perché ero fuori io. Io ero tra quelli si vinse fuori nella squadra in casa fuori. A partita a porte chiuse, io la vidi dallo stadio. 2-0. Esattamente. Mi sembrava l'Atalanta, ma se dici Udinese, va bene sia l'Udinese. Ecco, questo per dire che alla Fiorentina due partite in campo, cioè senza porte chiuse, aspetta, due partite a porte chiuse e due vittorie. Non c'è due. Secondo me a Udinese potrebbe andare a vincere, anche se c'è un rischio per la Fiorentina. La Fiorentina è una squadra di ragazzi molto giovani, l'età media è bassa. Iachini ha fatto bene questa settimana a ricordare, ragazzi, non è un allenamento, ragazzi, è una situazione allucinante, surreale, è un'atmosfera mai vissuta e quindi bisogna mantenere una concentrazione altissima. Ha fatto bene, e l'Udinese, io non lo so, è una squadra con un'età media più alta rispetto a quella della Fiorentina, non so se hanno mai giocato partite a porte chiuse, quelli dell'Udinese, De Paul e compagni. La Fiorentina questi giocatori non lo so, l'Udinese sì, questi giocatori sì, no, esatto, so. Anche la Fiorentina, ti ripeto, l'ha giocato due, ma questi giocatori non c'erano, nemmeno nella partita con l'Udinese c'erano, che era la più recente. Ripeto, concentrazione massima, perché in quelle partite bisogna stare zitti, ha ragione Stefano, non si devono dire cose strane perché ti sentono, e soprattutto bisogna non pensare che dove sei in quel momento. Perché devi riuscire, vince chi si sa estraniare immediatamente. Esatto, è quello lì, è quello lì. E credo che Iachini li abbia in questa settimana indottrinati parecchio. Speriamo. Iachini. Volevo dire una cosa sul discorso del tifo. Allora, premesso che i tifosi della Fiorentina seguono sempre, chiaramente a seconda delle distanze, eccetera, il numero abbastanza considerevole, la squadra, e faccio presente che spesso in alcuni stadi e contro alcune tifoserie dalla televisione si sente i tifosi della Fiorentina, anche in trasferta, perché i nostri sono colorosi, perché cantano sempre, perché si fanno sentire, questo perché anche la Fiorentina che gioca in trasferta ha spesso comunque un, anche se non numerico, ma un apporto affettivo, non è mai sola, molto via. Importante, cioè. Questo è certo. Poi è chiaro che la difficoltà maggiore sarà quella dell'Udinese, ed è importante che effettivamente, dicevo prima, anche Conte stesso ha detto che la partita dell'Inter sembrava una partita di allenamento, quindi è vero che c'è questo rischio, e questo è compito di Iachini. Ma comunque sia, se perdano
la strada, quando la panchina li richiama sempre Iachini, per quello ce li riporta. Domani sarà bello sentire Iachini, ti immagini quel silenzio, si sentirà solo lui. A me spiace fare trasmissione, perché ieri avrei voluto sentire l'audio, cioè spiace fare trasmissione nel senso che in studio non possiamo usare l'audio. Domani sarà bellissimo, mi piacerebbe tantissimo, perché anche perché puoi pensare agli urli di Iachini che esce. Poi senti, ma finalmente poi senti davvero quello che si dice in panchina. È vero che è vero. Finisce, abbatti. Posso dire una cosa, almeno che non ci abbassino l'audio, però no, perché se abbassano l'audio, addio. Non posso. Bene, bellissimo. Anche perché l'audio ambiente serve per i rumori di sottofondo. Che non ci saranno, ma comunque. Ma il pallone, tutta la roba che nel montaggio poi. Anche quelle strane voci che senti degli allenamenti. Poi i fischi, gli arbitri. No, io, siccome abbiamo parlato un po' di questo coronavirus. Veramente no, ma è uguale. No, nel senso la riga di Sandro, eccetera. La riga, non mi dispiace. È un po' assurdo però che il calcio si stia fermando in questo modo per questa. Beh, hanno sospeso, rinviato 4 partite. Ora anche l'Inghilterra ha fatto levare un messaggio adesso, oggi, le partite a porte chiuse, che paventano che il prossimo turno in Serie A inglese sia. Ragazzi, ma siamo, sembra che stiamo parlando della peste, la nuova peste. Ora, Tommaso, ci sono dei paesi che non accolgono gli italiani. Lo so, ma è assurdo. È successo in Kuwait, è successo alle Seychelles, è successo alle Canarie, a Tunisia. Avete detto a Campi Bisenzio, cioè avete preso tutti i posti belli, no? Dove la notizia fa notizia. Rimasto, anche Israele ieri ha rimandato due aerei di Italia. Non devi essere rimasto, è corretto rimanere basito? Per me è una cosa assurda. È stato un allarmismo esagerato, ma è un parere del tutto anche personale. Lo condivido, perché noi sabato abbiamo giocato, siamo stati allo stadio, domenica le partite contro sono il Milan, oltretutto contro il Milan, tra l'altro. Mi vorrei domandare quanti tamponi sono stati fatti ai tifosi milanisti quando sono entrati a Firenze allo stadio. 2-3 forse, neanche zero. Una battuta su questo argomento, Antonio: il calcio senza pubblico è come una vita matrimoniale senza moglie. Bellissimo. Però come si chiama questo? Antonio. Credo da Scarperia. Però avete problemi. Però devo dire, sotto certi punti di vista non è perché ti lancia nessuno. Non c'è carino sempre. Vita matrimoniale senza moglie, ti fai l'amante e fai pace. È arrivato il ballero. Questa è una piallata proprio. Ma avresti fermato il campionato o avresti lasciato contrario o pro le partite a porte chiuse per questo tipo di situazione? Cioè, avresti fermato il campionato e avresti recuperato il pubblico? No, non avrei fermato il campionato. Quindi, nel male minore è la misura sicuramente più giusta, però Giorgio, per me è stato fatto. Poi è una scelta personale, se tu sei tra quelli che fanno la spesa di 4.000 euro lunga per la paura, non vai allo stadio. Scusa, io non ho fatto la spesa e vado allo stadio. Sampdoria-Verona si gioca a Marassi, siamo il 2 di marzo, col pubblico o senza pubblico? Visto che la Juve voleva giocare di lunedì. Mi pare che sia già stata indicata senza pubblico. Senza pubblico, non ero informato. Mi pare. Però ripeto, non l'avrei mai fatto. Mai. Scusa, Stefano, l'avresti fermato il campionato, per cui assolutamente no. Quindi a porte chiuse va bene. A stadi pieni. Ah, tu avresti fatto già con adesso. Quello che è stato fatto ormai, già voglio adesso. Dire, tifosi juventini che sono andati in terra di Francia mercoledì, nessun controllo, sono andati i milanesi che sono venuti giù a Firenze, cioè ormai il danno, signori, giù, è stato fatto. Aspetta, arrivederci, scusa, Stefano. I milanesi sono venuti giù prima, un attimo prima che scattasse l'allarme. Sì, ma ormai si sapeva. Un attimo dopo ormai le partite sono state sospese. Comunque, volevo richiamare l'attenzione anche su un'altra storia. Anche il calcio è stato, diciamo, contagiato dal coronavirus. In Toscana abbiamo 3 calciatori. Della Chianese stasera, che sono più della quarta è un dirigente di stasera. Dirigente, sì, dirigente. Prima è stato prima un calciatore ieri che è un ex juventino. Poi un altro calciatore oggi insieme al dirigente e stasera un terzo calciatore. Io
credo che la Pianese domenica forse non giocherà la partita della Serie C, perché sono stati inviati qualche... in 35, ora non so, non mi ricordo se la Pianese era tra quelle. Riprendono l'8 la Lega Pro, l'8 marzo riprende, hanno sospeso, certo, due giornate, sospeso proprio il campionato. Hanno sospeso questo weekend. E infatti, perché ripeto, la situazione forse... La Pianese aveva giocato l'altra settimana a Alessandria e so che anche tutti quelli dell'Alessandria sono andati a farsi il tampone per vedere in che situazione si trovano. Ma tu sei d'accordo sulle porte chiuse o avresti rinviato? Ascolta, io sostengo, io non sono né un virologo né un coso. Io penso, ho una mia idea, abbiamo, ed è questa, che questa influenza è un'influenza più forte, questo coronavirus. Secondo chi se ne intende, non ammazza, non è mortale, non è letale. Può essere letale quando te hai una patologia grave o hai un'età avanzatissima. Non a caso i morti sono quelli... Come tutte le altre influenze. Ma certamente sì, e questo voleva arrivare proprio lì Tommaso. Volevo dire, certamente questi ragazzi, per esempio della Pianese, sono in isolamento, ma non stanno male. Li curano come si cura l'influenza, o magari con qualche attenzione di più, perché questa è contagiosa. Quindi, ma per te, campionato rinviato o campionato a porte chiuse, o addirittura, come dice Stefano, zero limitazioni tifosi? Per te, ti dico, per opinione me, tua. Alcune limitazioni andavano a fare, non ci stavano, non c'è dubbio. Secondo me è un po' troppo grosso l'allarme. Corretto. Questo è, l'allarme è stato troppo esagerato a mio modo di vedere, però alcune limitazioni, il paese di Voe Euganeo, che è vicino a Padova, che conosco perché mio papà era padovano, quel paese probabilmente deve essere messo in quarantena, perché è proprio da lì. Però il campionato come lo avresti fatto? Fermato, Giorgio, rinviato? Porte chiuse e porte aperte. Il campionato, io credo che alla fine abbiano preso la decisione più giusta. Ma allora io voglio provare a, invece, dico una cosa un po' diversa, anche se sono d'accordo su questo tipo di intervento, e mi rifaccio proprio alle parole di Sandro, no? Dice è stata esagerata sulla gravità e tutto. Allora, ipotizziamo che non fosse stata un'esagerazione. Allora, io invece trovo, aver sbriciolato il campionato, lo trovo quasi un controsenso alla gravità che si è voluto dare la cosa. Non sto dicendo anche che era giusto fermarlo tutto, però non è stato fermato per questo benedetto problema che solo il calcio ha, che non si sapeva quando trovare un mercoledì. Allora, se era così grave, e il mercoledì lo trovavi, cioè, se era così grave, secondo me dovevi fermarlo, perché non muore nessuno se fermi una giornata, metti il pallone fermo, ti schiarisci le idee. Non sto dicendo che era più giusto fermarlo, però mi chiedi un'opinione. Io ti dico, aver creato questa settimana, che per tutti noi che ci lavoriamo è stata folle, no? Perché si gioca, non si gioca, si sposta, non si sposta, allora tutta la gravità alla fine è diventata non andare alla ricerca di un'altra data, di un altro orario, di uno stadio mezzo aperto o mezzo chiuso. Se era così grave, si fermava. Come ha fatto la Lega Pro, no? alla decisione, perché non potevi fare diversamente. Perché non potevi fare diversamente. Perché, bravo. No, poi, scusate, non è una cosa radicale. Il campionato di rugby si ferma. La pallanuoto si ferma. 7 regioni su 20 della pallamano si ferma. La pallavolo si ferma. Hanno rinviato 6 nazioni di rugby. Il campionato primavera anche. Aggiungere, questo è assurdo. Allora, posso aggiungere solo una cosa, poi, tra l'altro, che la Fiorentina, in questo caso l'Udinese, nella giornata di ieri era l'unica che rischiava di rimanere con il cerino in mano di aver giocato a porte chiuse, perché giocava di sabato, perché si ascoltavano le pressioni da Juventus, quelle del Milan che fa Milan-Genoa, stavano a riaprire o a spostare a lunedì, la Fiorentina aveva giocato, era la Fiorentina, l'Udinese, quindi... Questo è incongruente, no, con la gravità che si dice della cosa. Quindi o avevi quella forza... Ha ragione Riccardo, infatti io stavo dicendo questo. Siccome io non volevo sottovalutare l'emergenza, nemmeno sopravvalutarla, ma neanche sottovalutarla, perché probabilmente in uno stadio con tanta gente forse qualche problema di contagio ci può stare, assolutamente c'è. Quindi fermare il campionato per una domenica, effettivamente ha ragione lui, non sarebbe stato male di nessuno. Un mercoledì si trovava, sarebbe stato un martedì, un giovedì, una volta la Serie B gioca tutti i giorni, scusate, allora libera una Serie B un venerdì. I tifosi sono andati a Ghent, i tifosi juventini sono andati a Lione.
è paradossale, allora, questo, perché sì, fai un po' sì, un po' allora no, o giochi i tifosi italiani, non si muovi, non li fai andare. Scusa Stefano, dimentichi un'altra, sono ritornati ammalati. Sì. Dimentichi un'altra cosa, che il Barcellona è venuto a giocare a Napoli. Sì. Il Barcellona. In 80.000 e 65.000 a St. Paolo, voglio dire. Sonia, i tuoi bimbi aveva tutti le mascherine allo stadio Napoli, ma i tuoi bimbi Viola, senti, i tuoi bimbi Viola sono in condizioni di non soffrire di solitudine domani? Io penso di sì. Io in questo caso mi faccio un po' riferimento, no, l'ha detto qualche settimana fa, se Iachini aveva manifestato, aveva fatto capire, la Fiorentina giocava quasi meglio in trasferta che non in casa, non si sa per quali pressioni, ma insomma, quindi ha dato un po' questa dichiarazione. Sì, ma ha dato un po' noi, perché non capisco il senso, cioè potevo capire lo scorso anno quando c'era in atto una contestazione giusta, più che giusta, giustissima, che chiaramente la squadra in qualche modo, forse anche se veniva fatto, ne potesse risentire. Non so quale preoccupazione abbiano a giocare a Firenze, perché c'è sempre il la gente è abbastanza tranquilla, non m'ha sentito qualche mugugno, vabbè, qualche volta se qualche calciatore sbaglia eccetera, qualche mugugno c'è, qualche fischiettino, ma cose affettuose. Quindi, penso che lei ci sono andati via. Sì, vabbè, 10 fischi, 10. Sì, uno, ma due, veramente, tre. Ma sparuti. Quindi non credo, ma penso che l'abbia preparata bene, che la prepari bene Iachini. A me, da questo punto di vista, mi abbiamo detto l'altra settimana, per come prepara, per come motiva la squadra. Intanto complimenti, perché avete preso tutti il pronostico di Fiorentina-Milan, eh? Avevate votato. Avete preso il pronostico di Fiorentina-Milan, avevate votato in percentuale preponderante il pareggio, sì. Il pareggio è stato. E io non c'ero. Io non c'ero. E avrei sbagliato, lo voglio ammettere. Io ho detto la vittoria. Invece avevamo tutti preso la partita della Sampdoria a Genova. Certo. Allora, Udinese, Brescia, Lazio. Che fai? Quanti punti? No. Quanti punti? Mannaggia. Madonna, no. Giorgio, ma perché? No, perché ma sì, prego. Perché avevamo fatto il giochino la settimana scorsa, io avevo pensato che contro il Milan si potesse, alla fine in cuor mio speravo che si potesse vincere. A questo punto dico, prossime tre partite, dico, lascia perdere il day. Vabbè, la Lazio è veramente un ostacolo durissimo. A Lazio, a Lazio io dico sarei contento, 6 punti, dai. 6 punti, sì, Sonia, 6. Quindi 3 sì, domani, 3 Brescia. Scusami, io siccome sto sempre attenta, perché purtroppo la Fiorentina è comunque in una zona rossa, usa dire ora anche bene. Cioè, no, ascolta, l'Udinese ha 2 punti solo sotto la Fiorentina. Mm. Quindi se toccando il toccabile, in che senso? Ferro, se tu attenzione, se perdi, ti passa avanti anche l'Udinese. Sera, non è sera, Ora è una seratina, non lo sapete, ma noi prima siamo partiti alla grande, non fortuna. Vi si può dire. Se il Torino vince, ci passa e ci rimane avanti per lo sconto diretto. Per questo dico io che deve essere tassativa il discorso della vittoria, perché la classifica, cioè, non è. Non piglieresti un punto, perdonami. Non piglieresti un punto. No. Ti resta dietro di due. No. Ho capito. Io vorrei vabbè. Sei punti. Fiorentina, Brescia e Lazio, 6 punti. Sì. Ricky? Sono d'accordo anch'io. 6 punti. Punti. Tre partite, 6 punti. Sei punti. Dai 4 ai 6. Poi uno domani, 3 col Brescia e con la Lazio, lascio la parentesi. E i 6 li fai sempre 3-3? O metti un'ipotesi Lazio? Io sto sui 4. 3 col Brescia e 1 domani con l'Udinese, 4. Poi, ripeto, Lazio, sul Lazio è 2, parentesi vuota. Perché boh. Ne parliamo. Parentesi vuota è bello, parentesi vuota. Ne parliamo, sentiamo anche da casa cosa ne pensate, ma dopo che Massimo Brigato ha mandato la pubblicità. Sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. Un'eccellenza prodotta solo in Toscana da mani toscane. Un prodotto con origini centenarie legato alla sua terra. Un gusto unico e inconfondibile, bandiera della Toscana nel mondo. Prodotta seguendo il disciplinare di produzione, garanzia di tutela e sicurezza. Con la Finocchiona IGP porti in tavola il sapore e il gusto autentico della Toscana. Finocchiona IGP. Che spettacolo!
Dopo una giornata di lavoro pulire da soli è impossibile. E perché scegliere noi di Lustrino Servizi? Perché puliamo meglio degli altri? No, pulire bene è scontato e tutte le imprese di pulizia lo promettono. Quindi chiamaci soltanto se vuoi un'impresa di pulizia ben organizzata che risponde rapidamente alle tue richieste e che è sempre presente. Ciao da Manuele di Lustrino Servizi. Santi Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linea, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci. Parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Il tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, a Roma. E non aggiungiamo altro. Il Crostino, Scandicci, alle porte di Firenze. Più di 20 anni la stessa gestione. Spaghetteria, pizzeria, pub, forno a legna, pizza a lievitazione naturale, antipasti e primi inimitabili, dessert di propria produzione. Il Crostino, punto in Viola, a cena sempre aperti, via Vivaldi 45. All'Outlet Grandi Firme trovi le migliori marche che ami a prezzi scontatissimi tutto l'anno. Tantissimi capi di abbigliamento e accessori tra cui scegliere. All'Outlet Grandi Firme trovi abiti da cerimonia e per tutte le tue occasioni speciali. Ci puoi trovare in via Gioberti 62 Rosso, Firenze. Vi aspettiamo. Interrogati un po' sui massimi sistemi che hanno vita. Contraddistinto l'informazione parasportiva anche questa settimana da casa, Greta? Casa volevano rispondere ai tuoi pronostici nelle prossime 3 gare, 4 punti dicono, un pareggio domani, 3 punti contro il Brescia in casa e poi 1 punto contro la Lazio allora fuori casa. Allora sono cinque. Sì, 5, scusatemi. Sì, per un... Posso dire che non mi bastano? Cioè la Lazio io la metto a zero? Dice, ah no, tra parentesi. La metto fra parentesi con la speranza di... Ma prima senza... o poi una partita io che guarda, non ti riesce capita un pochino a tutti. Io credo che sia proprio Lazio-Fiorentina. Ma io credo lo voglio che augurare, proprio Lazio-Fiorentina. Comunque visto da questo calcolo, su come si capisce il pareggio vale poco, allora te Baratti, proprio a non perderle, tutte, vincerne una fa 5 punti. Quindi meglio perderne vinci una, due e se l'ultima... Ecco. Io dico che invece no, domani, un messaggio, no, a te, domani secondo me bisogna provare a vincere. Sì, atmosfera surreale, quello che ti pare, bravo. Ma devi provare a vincere perché l'Udinese, se ti fa paura l'Udinese, allora è vero che ti ripeto una partita strana rispetto al resto, io ti ripeto ne ho vissute due, tutte e due vinte dalla Fiorentina, quindi mi auguro di fare il tris posso domani. Chiedere perché la seconda fu giocata a Firenze a porte chiuse? Quella con l'Udinese è stata giocata perché era dopo la morte di Rashidi. Ci fu Tu hai scritto questo? Sì, ho scritto questo perché mi sono informata. Mi ricordavo di aver assistito all'esterno dello stadio ad una partita della Fiorentina. Ma non ti ricordavi e perché? Non mi ricordavo la squadra. Quindi sono andata a cercare Gasp, proprio allora, l'Udinese. Spero che sia anche di buon auspicio. Era 2007, credo. 2007, bravissimo. Se c'è lì ho già 10 punti in buona io, eh. No! Se l'ho beccata prima però di Pizzoni. Dovrebbe essere stato addirittura febbraio-marzo 2007. Era febbraio, te lo dico perché, ripeto, infatti, preparatissima, perché ho detto questa volta vendi febbraio, allora, perché è bisesto. Io non mi sono preparato, ma mi affido soltanto un po' alla memoria. Era l'11 febbraio allora.
Ora la data precisa non ricordo, ma può essere. Si sta per bruciare sì, tutto. Può essere, può essere. Era l'11 febbraio. Era l'11 febbraio. Caro Stefano Borghi, stasera la vedo durissima. La vedo durissima. Greta. I convocati di domani della Fiorentina, portieri Brancolini, Dragoschi, Terracciano, difensori Caseres, Ceccherini, Delle Mura, dalla Primavera, Igor Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti, centrocampisti Agudelo, Badel, Benassi, Castrovilli, Duncan, Pulgar, attaccanti Chiesa, Cutrone, Gezzal, Sottil, Vlahovic ed è fuori D'Albert. E Kwame. Sì, che Kwame lo sappiamo. Influenza e febbre per Pulgar, Lirola e per Benassi durante la settimana, sono stati due giorni di febbre, sì, però... ma tutto è stato alla svelta. Cosa ti preoccupa, se ti preoccupa qualcosa, dell'Udinese? Ma l'Udinese è squadra tignosetta, c'è questo Caca che spesso e volentieri la fa da padrone, c'è questo Fofana che tutti vorrebbero ma nessuno poi lo piglia, c'è il De Paul che abbiamo rincorso e che qualche volta tira fuori le belle partite e qualche volta si estranea. A Firenze tornava nel giorno di andata, anzi il suo allenatore se la, gli fece una sorta di particella perché a Firenze non combinò assolutamente niente. Mi preoccupa perché per Udinese è un pochino come io mi preoccupavo per la Sampdoria, è la partita, non voglio dire della vita, ma da come si trova l'Udinese vorrebbero battere la Fiorentina per cercare di risalire, però poi giocando in questa atmosfera ci può stare di tutto. Sì, sono d'accordo, io mi preoccupo, la cosa che mi preoccupa di più è la squadra più cross del campionato, se ho letto bene, con 5 gol di testa da quei tanti cross. Io l'unica preoccupazione, insomma, il pericolo maggiore viene dall'attacco dell'Udinese. Prendi Chiesa o prendi Okaka? Chiesa. Prendi Lasagna o prendi Vlahovic? Vlahovic. Vlahovic. E allora che caspita ti preoccupa l'attacco dell'Udinese? Messa a paragone, a confronto contro la difesa della Fiorentina di questo periodo, che ogni tanto vive dei momenti un po' d'impasse. Pezzella non sta vivendo un grande anno. Gioca Igor domani? Probabilmente sì. Dovrebbe giocare Igor. Pezzella non sta vivendo un grande anno ed è anche la guida della difesa. Pezzella dovrebbe giocare al posto di D'Albert, però esatto. Perché sì. Dietro i tre soliti, sì. Milenkovic, sì, sì. Pezzella, esatto, sì. Esatto. La linea 3 questa è al posto di D'Albert e Igor, molto probabilmente. Però, vabbè. Sì, qualche perplessità come ruolo, sì, perché sì, lì non è infatti, proprio secondo proprio me nasce un po' più indietrino, sì, sì, a coprire lasciando l'altra però fascia. Però di contro di quello che ha detto giustamente Tommaso c'è il fatto che la difesa dell'Udinese non è fatta da delle aquile, da dei difensori. Sarà Scamusso, ecco, che è un valore Musso aggiunto. Musso è bravo, Musso assolutamente è un bravo portiere. Quelle fotte che non finiscono. Ora, vabbè, ora non... Chi pigli, Musso o Dragoschi? Appunto, vai, a testa, nel testa a testa fa bene, provocatorio, è un match ragione. Al 50%. No. Io no, in questo momento... No, in questo momento è superiore da Dragoschi. Anzi, come dicono tutti i telecronisti, Drongoschi. Io lo chiamo Drago. Basta ripensare quando mi fai Lasagna, Vlahovic, insomma, vedi queste però, differenze. No, ma Pulgar o Fofana? No, allora, in questo caso Fofana è un giocatore che ti può fare la differenza, però ne mettiamo uno su cinque. Mandragora o Badeli o chi ti pare a te a centrocampo? Sì, però Mandragora, ragazzi, è un ottimo giocatore, ma ha un rendimento non costante. Non costante. Se Badel si prende nella posizione che va a giocare, dovrebbe andare a giocare e torna ad essere centrocampista, io prendo Badel su Mandragora. De Paul, chi di voi due? O Castrovilli. O Castrovilli. Tutta la vita Castrovilli, guarda, proprio tutta la vita, non ci penso neanche un secondo. Quindi, ragazzi, concordi? Secondo me non c'è partita. Ma certo. Allora, comunque già 5-0, perdona, sì, 6-0 col pallone, volevo concludere. Ripeto, io non ho preoccupazioni. Cioè, se c'è un pericolo, vista il rendimento della difesa, l'annata di Pezzella, sicuramente l'attacco dell'Udinese, anche perché Fofana è un giocatore che si inserisce tantissimo. Sì, ma un segno mai. Lo so, mai. Però si inserisce. In questo periodo hai i piedi roncolati. Va detto questo, se la Fiorentina ha il timore, il terrore di affrontare l'Udinese, possiamo andare a casa. Altro che a porte chiuse. Possiamo smettere. Meno male sono chiuse. Sono chiuse, via. Se nel no, senso, dai. Massimo rispetto, massima attenzione, ma la Fiorentina non deve avere paura dell'Udinese. Allora domando sull'onda di questa promozione, Viola, se domani pareggi hai perso 2 punti. Per me sì.
La Fiorentina che abbiamo visto soprattutto nella fase finale contro il Milan, la Fiorentina sì, in 10, sì, è una Fiorentina di qualità, a me è piaciuta. Bene. È una Fiorentina... Restando sulla partita del Milan, ti ha fatto più fare i 70 minuti di nulla in confronto ai 20 di qualche cosa? Che peso specifico dai ai due momenti? Allora, non sono stati 70 minuti di nulla, al mio modo di vedere. Non ho mai tirato in porta. Ma insomma, sì, bene. Però, voglio dire, è anche un Milan che fino al 70esimo aveva anche... Il Milan, ragazzi, non è una squadraccia. È una squadra con giocatori di sicura... Alcuni sono di qualità davvero. Non sono messi lì a posto. No, vabbè, dai. Ma non era farsa una partita. Insomma, ai numeri del possesso palla ci hanno fatto un tanto così. Sì, ho capito, così. Ma non mi è sembrato che abbia fatto una partita. Ma perché? Perché importa fatto il Milan? La Fiorentina c'ha un solo dato negativo. È la sequenza con cui regala la maggior parte dei primi tempi agli avversari. Tu spesso e volentieri, ripetitivamente, vai al termine del primo tempo e ti dici: mamma, è noia, allora, un'altra cosa, per poche verticalizzazioni, ti porta a zero, hai buttato 45, poi magari pigli il gol e ti svegli. Ecco. Però è successo così. Non è vero che la Fiorentina nel primo tempo non ha mai tirato in porta. No, per esempio, però ha sonnecchiato. Per esempio, il Duncan ha avuto, secondo me, pallone alla fine del primo tempo che era da far gol tutta la vita. Ma non l'ha fatto. Non l'ha fatto. Ma appunto, però il pallone da far gol l'hai avuto. Quindi voglio dire, hai creato quell'occasione, hai costruito. Poi vabbè, nel finale Vlahovic e Caceres io li avrei impalati tutti e due perché... Voglio dire, cosa si sono mangiati. Ma te che sei un grande conoscitore del calcio, perché insomma, sei un giornalista di esperienza, ne hai viste di cose. Sì. Tu ricordi... No, tu ricordi un campionato in cui la Fiorentina entra in campo nei primi 45 minuti, si insedia nel centrocampo avversario e sì, prende le squadre... Quella di Paolo Sosa. Anche una prima, ma anche il primo tempo di io ricordo solo il primo tempo di Fiorentina-Napoli 3-4. No, ma io mi ricordo, primo tempo, ragazzi, ce ne sono ma tutti. Dopo quello, cioè, dopo siamo andati a Genova, quella di Montella, e Genova ci ha fatto un tano così. Hai ragione perfettamente. Quella di Montella, però ti volevo quella dire, di Paolo, facciamo tre trasmissioni. Quella, la Fiorentina di Prandelli era una Fiorentina che poteva anche prendere d'infilata l'avversario. Sì, ma si parla purtroppo di ere genealogiche genealogiche di una vita intera. Però Stefano, tu cosa mi hai detto? Se lascia perdere gli elogi e ti ringrazio, ma non è questo. No, vabbè, no, il per la sapienza, perché ne hai viste troppe più di me. All'università di Roma laggiù. Il discorso è un altro. Te mi ha detto, quindi andando ad un arco di tempo vasto, ecco, Fiorentina di Prandelli è stata una Fiorentina che aggrediva, la Fiorentina di Paolo Sosa era una Fiorentina che aggrediva. Ora la Fiorentina di Iachini non è una Fiorentina che aggredisce. Ma proprio per questo. No, io ne ricordo di Fiorentine che andavano e imponevano il gioco, anche Paolo Sosa, Montella, Prandelli, infatti Terim, i sei mesi di Terim, ragazzi, dove andavi in qualunque campo. C'era la Fiorentina per quasi sempre, quindi io lo ricordo. Quindi Ballerini ha detto una grande cagata. Ecco. E ora va bene, va via. Ballerini, allora, siccome va via, sono vecchio ciao. Arrivederci. Ora ti abbraccio, abbracciate, via. Ricky, anche tu nell'uno contro uno mi pare che era rimasta fuori la difesa, ma siccome non so bene la difesa dell'Udinese. No, io ti ho detto un po' Fofanà, secondo me è un giocatore che... Col Castrovilli non c'è corsa. No. Diciamo 11 contro 11 cosa ne fai? 9 e mezzo Fiorentina, 1 e mezzo Udinese? Sì, 9 e mezzo, sì, 9 e mezzo. Se poi vuoi regalare, ne dai 2, ecco, 2. Però, insomma, dai. 2 a scelta che possono essere... Sì, questo, ecco perché... Tra l'altro credo che la formazione di domani sia già fatta. Infatti vi chiedono la formazione, quale sarà? Modulo e formazione Fiorentina? Sarà 3-5-2. Bravo. Grazie. Cioè, diciamo. Che bravo Tommaso. Ha dato la formazione. E poi però mette Chiesa, Cusone e pronto. E Vlahovic insieme. Dici in partenza? Capito? Dici in partenza, Stefano. Tutte le volte, quando gli fanno una domanda o gli girano intorno... L'ultimo che mi ha fatto così l'ho denunciato. Ah sì, perfetto. Dai, andiamo, intanto mai io in tribunale ci sverno tutti i giorni.
Dicevo, tutte le volte che fanno una domanda o stanno per fargliela, se risentite la registrazione di Iachini anche oggi, comincia a fare un centrotavola, un asolone con doppio fiocco. Lui vorrebbe, avrebbe in cuor suo di provare a scendere con i tre, però giustamente ti ha già dato una risposta. E se poi io devo cambiare in corsa per migliorare, magari prendo un gol e voglio trovarmi un attaccante da dover inserire, chi metto? Che Zal? Cutrone ha dato una messo in campo. Quando è entrato. Però sì, però meno male, meno male, perché ti ha detto che... Quindi ti ha detto questo, ti ho detto che lo sta ricostruendo, che lo sta riportando, perfetto. 7 mesi di fermo, sì. E quant'altro. Ti ha detto anche un'altra cosa, Stefano, oggi molto importante. Ha detto, ma scusate, secondo voi la Lazio... fa giocare Inzaghi, fa giocare insieme Correa, Caicedo, Immobile. Poi dice, la Juventus secondo Sarri, voi Ponte, fa giocare Dybala, Higuain e Ronaldo tutti insieme. Infatti la maggior critica che si muove all'allenatore della Juventus è proprio quello di non farlo fare. Perché se probabilmente lo facesse avrebbe vinto qualche partita in più, però facendo Iachini, qualche figura Iachini di menta in meno. Lo difende anche l'Inter. Ma il cane non mangia cane, gli allenatori si difendono sempre tra di loro. Il problema è che anche l'Inter non fa giocare insieme Lukaku, Sanchez, Martinez. Ma per un motivo molto semplice, perché Sanchez non merita di giocare, ma Lukaku e Martinez giocano sempre. Anche perché se non giocano loro, punte nell'Inter non ce ne sono. Però, come vedi, l'allenatore della Fiorentina ti dice che gli altri non fanno quelle scelte. Gli allenatori dicono sempre quello che gli torna comodo. Bisogna anche pensare, noi siamo sfortunati, poveri tapiri. Perché? Poveri tapini, giornalisti fiorentini, perché la Lazio, la Juve è prima, e comunque la metti e comunque la dai, e comunque lassù. L'Inter e la Lazio L'Inter sono si è staccata perché continua ad essere la squadra più brutta del globo terracolo, vado ripetendo. La Lazio è seconda in classifica e noi però siamo relegati laggiù. Allora noi facciamo le polemiche, cerchiamo di far dire a Iachini quello che vogliamo, speriamo che ci mette il tridente, poi ti dice che non ce lo può mettere perché gli manca la quarta punta di scorta per cambiare il match in corso, se tre ce l'ha già in campo, addio. Per cui però gli altri sono lassù, noi siamo qua, siamo noi a preoccuparci, poi gli altri giornalisti... Ma lui ti dice che le sue scelte sono coerenti con quelle che fanno gli altri allenatori, questo è che lui dice. Lui fa l'allenatore, io faccio il giornalista e ovviamente... Vabbè, comunque le bianche stanno a zero, lo mette in campo la formazione migliore che può e vediamo veramente di portare via domani da allora. Vi faccio una domanda, ma se domani davvero, se anche il vostro humus, capisse Beppe Iachini che, vista come si mette l'Udinese, sto andando a memoria perché non è che sia una squadra che si mette con molta attenzione, ma domani potrebbe essere l'occasione per farli giocare tutti e tre assieme. Potrebbe, proprio per andare incontro a quella, per togliere quell'Ubia che dice abbiamo finito con Milan 10 contro 11, eravamo sotto 1-0, hai messo le tre punte. Hai dominato gli ultimi 20 minuti, anche se il Milan ha rischiato, forse avrebbe potuto avere un rigore, noi si è buttato due gol. Chi? Il Milan, quello sul fallo su Ibrahimovic in area, è l'unico tentativo milanista del secondo tempo, non fischio arbitrale, forse. Comunque. No, noi abbiamo avuto l'occasione di vincerla e eravamo con tre attaccanti in campo. Comunque, in quei 20 è un in meno. E in quei 20 minuti il Milan l'hai annichilito, tranne una di partenza. Dovevi recuperare la partita. Tatticamente ti manca l'esterno, puoi anche Dalbert, recuperarla, sei facilitato anche in questo gol. L'attenti pronti via. Abbiamo messo Igor, però hai 4 dietro. E hai 4 dietro. Igor, Milenkovic, Caceres e Pezzella. Quindi domani potrebbe essere. Sì, però è una scelta molto coraggiosa, una volta tanto, ragazzi, continuiamo a dire che non ha coraggio. È anche determinante, se è coraggioso. Se non lo fai domani, quando mai lo fai con Brescia? Ma vedi, a furor di studio ci sta. Ma poi l'allenatore ti ha già detto oggi con quella risposta. Vabbè, che ma potrebbe anche barare, non è che ti deve stare a dire... Che io no, vabbè, no, domani no. Allora ok, bene, no, Benucci vuoi faccio la formazione come vuoi. Fa parte del mister dell'allenatore, lui deve sorprendere l'allenatore avversario. Comunque, ragazzi, fino a un secondo prima di consegnare la nota all'arbitro, caro signor Gotti, cambi la corte. Tu lo faresti? Io sì. Mettere tre? Io sì. Tu lo faresti domani, parlo domani, prendiamo parentesi, come ha detto Stefano Ballerini. Tommaso, lo faresti domani? No. Poi mi spieghi perché. Ricky, lo faresti? No, io lo farei anche in prospettiva di quando tornerà Ribéry, perché poi questo cominci problema quando insomma, lì è il quarto. A quel punto lì sei costretto a farne tre, poi dopo il quarto e uno te lo trovi comunque di scorta a girare perché è più in forma. Domani io lo faresti? Io vorrei essere un pochino più tranquilla per fare questa prova.
Anch'io farei in corsa, se c'è bisogno metto Cutrone e gioco a tre nella seconda parte della gara. Sandro, da che parte stai? Subito poi? Io subito, perché io sono dell'idea che quando i giocatori sono validi, a me il fatto di quello non può giocare con quell'altro, mi succede. Se i giocatori sono validi, poi gli dai dei compiti in campo, ma li metti dentro. Per due motivi, prima di tutto perché è una partita comunque delicata e se la Fiorentina la toppa è un mezzo disastro. Secondo perché Cutrone, secondo me, non è un attaccante esterno e Vlahovic non è un attaccante esterno. E quindi uno dei due lo snaturi da quello che è il suo ruolo. Nessuno dei due è un giocatore da 4-3-3. Vlahovic, se fa l'attaccante, deve stare in area, deve stare lì nel cerchio della lunetta. Cutrone uguale, ancora peggio perché è ancora più da inserimento e meno da corsa sugli esterni. Quando avrai Ribéry, secondo me è un altro conto, perché hai due esterni puri, come Chiesa e Ribéry, poi diciamoci la verità, Ribéry fa quello che gli pare, quindi può fare anche il trequartista oltre che l'esterno, ma questi tre secondo me non è un attacco da tridente, è un attacco dove Vlahovic e Cutrone sono in alternanza. Per come la vedo io. Sì, sì, queste posizioni assolutamente regolari. Poi, possano fare. Il bello è poterli anche per, voglio dire, darti contro. C'ho una certa convinzione, finché non lo vedo, non guardo. Se vedo che non va, dico sbagliato, cambio convinzione. Per carità. Perché finché è la prima volta, bisogna vederlo. È la prima volta, Riccardo, dicevo, che finalmente ci si riesce a interrogare con concretezza di protagonisti sulle scelte che l'allenatore della Fiorentina fa, perché finora era o zuppo o pan bagnato, non è che... No, ma questo Sonia l'ha detto all'inizio di questo dibattito, perché il processo di crescita di Cutrone, secondo me, sta facendo di inserimento, diciamo questo, dei passi in avanti, perché la spinta portata da Cutrone, la Fiorentina in 10, l'attaccante in più e tutto, è stata decisiva, quindi lo puoi sfruttare già anche in questa posizione. Giocatore che entra, non parlo di domani, che già si prende una maglia da titolare o che entra, ti tiene il reparto e ora secondo me è molto maturato. Quindi sì, si parla di questa, chiamiamola paradossalmente, piccola abbondanza, ma comincia a essere concreta. Lo ripeto, poi il giorno che tornerà a Ribéry, davvero dopo lì sarà quasi complicato forse scegliere. Forse era anche particolarmente motivato e dal fatto di giocare contro il Milan, era anche un po'... Allora, si girava verso anche, il per favore, fammi tirare il rigore. Capito, quindi... No. Un po' di commenti da casa, io mi ricordo a porte chiuse un Fiorentina-Cagliari in campi neutro a Verona e c'era Iachini giocatore. Io ho paura che il silenzio possa dare maggiori problemi perché siamo una squadra che spesso non entra subito in partita. Fabrizio, in più una domanda per tutto lo studio, meglio Gotti o Iachini come mister? Sandro. No, io Iachini non c'ho problemi su quello. L'abbiamo preferita anche l'altra settimana non c'è a Pioli, Gotti. No. Cioè, Ricky? Con tutto rispetto, sì, dai, no, Iachini per l'esperienza che si è fatta nelle varie categorie, per come comunque riesce a far partire le squadre quando sono in difficoltà. Poi gli esami di Iachini saranno alti, però in questo momento nel paragone vince Iachini. Iachini assolutamente. Al di là, Giorgio, comunque del fatto... Gotti è lo yes man della situazione. No, vabbè, sì, vince ragione, facile Iachini. Iachini tutta la vita, l'abbiamo detto. No, ma io volevo riportare un attimo su una cosa. Noi possiamo anche parlare di tattica, eccetera, ma ho letto una domanda della signora Gilda che ci scrive, affezionatissima, che salutiamo. Il discorso è questo, c'è questa preoccupazione per questo stadio, per questa atmosfera surreale. Ecco, lì è difficile giocare partite di questo genere. È verissimo, l'ho detto prima, che la Fiorentina, io me ne ricordo due, e le vinse tutte e due. A Udine è però lo stadio ragione, è corretto. Però quello che ricordava giustamente Sonia sulle parole dello stesso Iachini è: la Fiorentina gioca meglio in trasferta. In trasferta comunque hai un tifo contro. Sì, ma Sonia però ha detto anche un'altra cosa, giustamente. In trasferta ce ne hai pochi. Ce ne hai pochi, ma si fa
sentire. Allora figurati, se giochi meglio in trasferta con pochi che ti fanno sentire, quando sei in casa che ce n'è tanti che si fanno sentire uguale, dovresti andare sulle ali dell'entusiasmo. No, vabbè, però in trasferta forse a prescindere in questo caso, c'è un qualcosa che aleggia lì che non si sa domani bene cosa sia. È una partita particolare, a sé stante, cioè non c'entra, no. Cioè non credo che alla fine veramente sia un campo che... neutro come si diceva, sì, all'inizio. E quella è la situazione, una partita, poi li mette alla pari. Guardate, io me le ricordo bene queste due partite, mi ricordo l'atmosfera, poi il resto mi ricordo io meno. Mi ricordo a Verona c'era fuori il Bentegode, c'era almeno 3-4 mila tifosi, un po' meno, che cantando un fecero meno quasi tifo da sé. Sì, sì, certo, fuori. Io erano questo me lo ricordo meno, come fosse erano 4 mila, però ma tanti ce n'era, erano tanti. Allora, un po' meno, per chiudere questa parte di trasmissione e poi buttarci nell'appuntamento che Tommaso Mattei sbava per vedere, che è fotoquizzone. Domani stasera vinco. Chi sono gli avversari della Fiorentina? L'Udinese o il Silenzio? No, l'Udinese. Io direi tutte e due. Di più? Chi, di più? Tu, conoscitore della Fiorentina, chi temi di più per la Fiorentina? L'Udinese o il Silenzio? Ma insomma, io le percentuali non sono... Non le dai 50 e 50, eh? Ma insomma, il Silenzio mi impressiona abbastanza. Sonia? Io per me è più il fatto della partita in sé, quindi l'Udinese. Ricky? Sì, anch'io io dico l'Udinese, perché poi alla fine, dai, sono calciatori, ci sarà quello che assorbe peggio l'impatto, sì, ma quello insomma poi si gioca, dai. Chi è che della Fiorentina può essere più o meno sensibile alla presenza assenza di pubblico, secondo te? Ma allora io non credo, allora io davvero non credo che ci sia questa sensazione di sentirlo. Poi se vado a cercarne uno, che posso dire? Può essere, ma per il ruolo, può essere il portiere. Allora secondo me Dragoschi giocare in mezzo da, ecco, solo non gli cambia nulla. Però lui, sto dicendo, Pezzella uno molto non freddo, gli cambia nulla, esatto, Caceres, quindi... non gli cambia nulla, no, Milenkovic non gli cambia nulla. No, ragazzi, dai, è una partita, poi si gioca per vincere. Forse chiese Milenkovic, ecco, e Vlahovic. Vlahovic forse anche Astrovic. Forse i più giovani. Forse proprio. Però chi temi di più, tu, Udinese o Silenzio? Nessuna delle due. Bello. 2-0 stasera, però Tommaso, diciamogli qualcosa. Applausi, applauso, perché sarà così. La risposta è giusta, quella vera. È splendida. No, io merita un pensierino approfondito. Bisognerebbe approfondire la questione. Allora, merita un pensierino approfondito. No, ho una risposta. Posso parlare? Ascolta, facciamo complimenti e te vuoi parlare. Grazie, vi ringrazio. Tantiamo e lo lasciamo solo. Allora, per me la Fiorentina deve temere la Fiorentina. Cioè, il più grande avversario di domani della Fiorentina è la Fiorentina. Solo un profondo pensiero come questo poteva uscire da Tommaso Mattei. Perché ragazzi, non siamo più seri, però. Perché quello che dicevo all'inizio, cioè la Fiorentina deve avere la capacità di rendersi conto che ha di fronte una squadra che può battere. Allora, tu dici, signori, tutta fuffa, Silenzio e Udinese. Domani la Fiorentina è, se fa la Fiorentina, 2-0 tutti a casa. Sì. Più Udinese o più Silenzio? Per io mi accomuno con Mattei. Pressione psicologica prima... Poi magari in 10 minuti tutti si adeguano e comincia la partita. Per cui, vabbè, quindi niente di diverso, perché la Fiorentina, ma abbiamo detto, i primi comunque tempi di gara, più la mano, quindi niente di diverso. Questo è un pochino più diverso, perché nessuna delle due ha mai giocato in questo silenzio assordante, per cui, ripeto, ma la cosa discendevole, sia Fiorentina che Udinese subiranno un lì per lì, uno shock. Sai cos'è il mio? Dove com'è? Poi dopo però pallone corre, se te sbagli prendi gol, se tu sfrutti l'occasione lo fai. Questo l'occasione fa l'uomo ladro, certo, poi succede tutto. Lo sai cos'è lì per lì? Lì per lì è il contrario di là per là. No, cos'è un famoso lì per lì? Un gelato. Bravo. Grande. Andiamo in pubblicità, fermati, andiamo in pubblicità di liquirizia. Andiamo così, ragazzi. Sintomi influenzali ti mettono KO. Puoi provare Vivin Duo, rapido contro febbre, congestione e dolori influenzali. Puoi iniziare ad agire dopo 15 minuti. E puoi passare rapidamente da KO a OK. Vivin Duo, quando il gioco si fa duo. Dopo l'influenza non riesco a ripartire. Io sì. Sostenere.
Stenium Plus, l'integratore energizzante con l'aggiunta di creatina. Su Stenium Plus, la spinta che ti serve. È Menarini. Straordinaria. Sognatrice. Energia smart e green, come te. Siamo Estra. Vicini a te ogni giorno con i nostri 90 store e con l'app dove sei tu. Come te, ci prendiamo cura di dove viviamo. Passa a Estra, scegli Pura Luce, l'energia verde da fonti rinnovabili che nasce dal nostro territorio. Chiamaci all'800 128 128. Vieni nei nostri store o scopri di più su estra.it. Sabato 29 febbraio al Teatro Puccini vi aspetta una grande serata di solidarietà, musica e buon umore. L'amatissima Banda Bardot, l'improvvisazione teatrale di Area Mista con Alberto Ceville, gli esilaranti Graziano Salvadori e Andrea Muzzi, con la partecipazione straordinaria del grande Mac. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura! Parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro! Parcheggio del Serraglio, 400 posti al coperto, moderno e sicuro, per auto, moto e bici, tariffa giornaliera a 6 euro, tariffa notturna a 1 euro, aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio, il tuo parcheggio in centro. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Non per caso, seguici su Facebook. Straordinaria. Sognatrice. Energia smart e green, come te. Siamo Estra. Vicini a te ogni giorno con i nostri 90 store e con l'app dove sei tu. Come te, ci prendiamo cura di dove viviamo. Passa a Estra. Scegli Pura Luce, l'energia verde da fonti rinnovabili che nasce dal nostro territorio. Chiamaci all'800 128 128. Vieni nei nostri store o scopri di più su estra.it. Allora, eccoci qua per cominciamo a preoccuparci. No, aspettiamo ancora un secondo perché facciamo così. Dai. Buttiamoci nel fotoquizzone e poi vediamo come butta il tutto. Ovviamente Udinese-Fiorentina è l'oggetto del fotoquizzone, no? Sonia, stasera sei stata tanto lontana da tutto quello che riguarda. Sono contento. Tutto quello che riguarda. Sono contentissimo. Perché Stefano Borgi, leggo testuali quello che mi ha preparato, ha incentrato tutto il fotoquizzone su un giocatore, un personaggio, particolarmente, lui usa un termine e io lo ammorbidisco, particolarmente inviso a Firenze. Mm. Vedete se lo riconoscete. Baronio. Perfetto. Bravo. Roberto Baronio. C'è le foto da figo. Che Brescia, fatto. Lazio, Fiorentina. Lo vuoi vedere con la maglia della Fiorentina? No, te lo facciamo vedere anche con la maglia della Fiorentina. Ma perché? Oh mamma. Baronio è, diciamo così, poco gradito a Firenze, ve lo ricordate? Beh, dunque, Baronio è poco gradito perché credo che insieme... I tifosi gli ricapitarono, metaforicamente parlando... Non è la storia della messa in mora. Bravissimo. Della colonna infame la maglia della vergogna ebbe dai tifosi la maglia della vergogna perché lui e mi sembra Orfeo, Marco Rossi, Marco Rossi Nuno Gomez, perfetto, firmarono la messa in mora, perfetto. Che fine perdonami, ha fatto Baronio? Fallimentare. Perdonami Giorgio, già sottolineerei. No, questa è una preparazione esagerata. Per tua contentezza che Baronio è appena stato licenziato da allenatore della Primavera del Napoli. Sono contenta. Mi sembrava strano che tu non tirassi fuori un quintale di Curaro contenta. Da questo con punto faccia... di vista. Però, con quella faccia un po' così che hanno loro che hanno visto Napoli, comunque lui, che ti dispiaccia o no, ha vinto 3 Supercoppe italiane, una Coppa delle con la Lazio
e con la nazionale Under 21 è stato campione d'Europa del 2000. E sti, Barone, come dicono a Roma? E sti, come dicono a Roma, che anche Meco è uguale, ma è... però è così, va nel suo palmarès. Questo era. È finito, quindi, finito. Ma ti pare che fosse ma che finito passo, così? Ma, no, ma io andrei via. Assolutamente. Allora, Baronio, in un Udinese Fiorentina particolare, ha rappresentato un record. Fu un Udinese Fiorentina che soprattutto per i friulani vedeva in campo due fantasmagorici ex della Fiorentina in quella partita. In realtà erano quattro, tre in campo e uno in panchina, però a noi interessa di quei tre che giocavano se ci dite chi erano questi due grandissimi doppi ex, veramente, che erano uno, con la maglia udinese, però con la maglia dell'Udinese, due grandi. Chi oltre a Baroni, innanzitutto il risultato, che è la cosa più facile di quella partita. C'era Baroni in campo? Eh sì, e chi segnò per la Fiorentina oltre a Baronio in quella partita? Segnò lui in quella partita. Baroni. Lui segnò, era nella Fiorentina. Era nella Fiorentina. 1-2. Ma dell'Udinese, eh? 1-2. Bravo. Madonna ragazzi, che preparazione sei stasera, in forma sbagliata. Madonna, non mi ricordo i gol. Sai l'anno? Ha studiato tutta la settimana. 2000, sì? 2000. Stai basso. Sì, aspetta un attimo, fammi scegliere. 2001-2002. 1, perfetto. Campionato 2000-2001. Allora era Baronio e... Porca boia. Chi segnò per la Fiorentina? Baronio. Un signore, un ragazzo, un giocatore, che nel prosieguo della sua carriera è salito alla ribalta della cronaca per un gran rifiuto fatto per non venire meno alla sua origine. Ragazzi, se avete seguito le cronache, questo è un'indizione. Oggi, è un'indizione. È un centrocampista. Fa parte di quegli anni in cui io ho preso una vacanza sabbatica. Sì. No. Quindi lui c'è già fuori. Italiano. Italianissimo. Poi ha intrapreso la carriera di allenatore, adesso sta muovendosi nei campi della provincia generalmente, però è stato per un certo periodo anche allenatore delle giovanili della Fiorentina. Longo? No. E questo sarebbe il giocatore questo che ha segnato? L'altro che ha segnato oltre a Baroni, facendo vincere la Fiorentina 2-1. È un toscano. Oh mio Dio. Mamma, che ha rifiutato di andare ad allenare una squadra perché lui dice: io non posso andare ad allenare lì perché se no non sarei più io, disse. Cristian Amoroso. Ah, è vero, è vero. Quale cominciò ad allenare lì, essendo nato a Pisa. Ma se lo ricordava su mamma, su fidanzato? No, dai, Cristian Amoroso, via, non esagerare, dai. Me lo ricordo, ma come si fa? Cioè, quindi Mulli, Amoroso, allora, Amoroso e Baronio, Muzzi per l'Udinese, per aveva segnato Muzzi per l'Udinese. Ma i due? I due ex? Ragazzi, due. Ma scusami, perdonami, fantasmagorici. Vestivano la maglia udinese. Udinese, fantasmagorici della Fiorentina. Due che hanno lasciato il segno. In epoche diverse, in ruoli diversi, più con un allenatore che con un altro, uno. Però ragazzi, questi due vengono ricordati continuamente, tutte e due stranieri, più di così non vi posso dire. Ah no, io stavo dicendo un italiano, la figura. Tutte e due stranieri, eppure ragazzi. Silenzio, silenzio. 8 minuti, quindi. Dacci un attimo, da casa arriva nessuna indicazione? No, lei sta studiando, lei sta facendo i compiti a casa. Dacci un attimo, allora stranieri. No, non arriva ancora. Allora, fantasmagorici. Un europeo e un sudamericano. Fantasmagorici, però. Fantasmagorici. Quanti sudamericani ci sono stati nella Fiorentina? Pochi. Vai. Dunga. Ma che Dunga? Che ne so io, l'Unione Sudamericana. Un po' più vicino. Sudamericani c'è mica solo il Brasile. No, Giorgio, ma fantasmagorici è ironico. No, per la miseria. Poi quando sentirai i cognomi mi dirai se sono fantasmagorici oppure fantasmagorici. Un centrocampista Argentina. E un esterno. Mancino. Biondo. Più di così che ti devo dire.
ragazzi, danese o svedese, non mi ricordo più. Ma chi è? Jorgens? Brava, vedi, vabbè, io pensavo a Jorgens. Ma Jorgens, ma manca quell'altro. Brasiliano? No. No. Argentino? No. Uruguaiano? Cileno? Beh. Pizzarro. Esatto, bravo, bravo lui a dare indicazione. Era troppo indietro, no? Male, i ballerini, ha preso tutti e due i ballerini, male, l'hanno salvati. Vabbè, ma però mi potete salvare, secondo me, indovinate chi erano gli altri due ex. Ancora due? Sì, uno che uno non giocava, che uno era in panchina e uno non credo che sarà difficilissimo che ci possiate arrivare, perché già non siamo arrivati a Jorgensen. No, onestamente ricordare che questo abbia giocato nella Fiorentina ci vuole veramente uno particolarmente con attento come Stefano Borgi. Certo. Questo è un argentino strano che ha girato l'ira di Dio. No, ve lo dico perché tanto non ci arrivate mai. Bernardo Almirón, non so neanche se vi ricordate. Ah, me lo ricordo, però non. Però quell'altro che era in campo della Fiorentina ve lo dovreste ricordare. Che era però maglia viola, ex Udinese? Contrario. Era un altro dell'Udinese. Un altro Udinese. Se ne è parlato tanto, soprattutto perché ha proseguito il cognome per tanto tempo e anche adesso è d'attualità. Ma Chiesa? No, però hai capito l'indicazione. Ah. Sottil. Ah, bravo. Vedi, vi siete figlie d'arte. Vi siete recuperati. Robottino Sottil. Vi siete recuperati. Volete divertirvi ancora con certo. Io ci divertissi molto, devo dire. Guarda, volete guadagnare una guadagnare una cena gratis offerta da Stefano Borgi? Sì, c'è il braccino peggio della valle, forza. Guarda. Qui c'è la cena, ragazzi. Guarda, ditemi chi è questo signore. Oh mio Dio, signore. Io lo so, questo è Berggren. No, Berggren l'Udinese non ha mai giocato. No, hai ragione. Ho chiesto. È italianissimo. Italianissimo. Con il cane, versione attuale, sembra un. Ma è della Fiorentina, è stato. No, è un giocatore dell'Udinese di quel periodo. Che anni siamo? Nella Fiorentina siamo nell'80. Ma lui è stato nella Fiorentina? No. Lui ha fatto male alla Fiorentina in una partita. Questa? No. Quella no. No, siamo sempre nell'80. Parlo dei tempi. Giorgio, io non ne ho idea. Alzo bandiera bianca. Se questo sarebbe adesso. A casa non ne hanno idea. Adesso con il cane, di là in maglia bianca, quando segnò uno dei due gol. Forse si faceva prima indovinare il nome del cane. Quando segnò uno dei due gol. In un Udinese Fiorentina finito 2-2, Sandro, vediamo se ti ci porto. Udinese Fiorentina finito 2-2, 1980, reti di Antognoni e di Gennaro. Lui segnò la doppietta per l'Udinese che pareggiò le cose. È un italiano che non ha mai fatto carriera in vita sua e che ha la particolarità di aver fatto 4 gol in tutta la storia, 2 alla Fiorentina. Pensa. Vi arrendete? Sì. Tu anche se spippoli per cercarlo, non lo trovi mai nella vita. Che vergogna sul cellulare, vai a cercare. Elvio, detto Elvis, Pianca. Mamma mia, Giorgio, ma come si faceva? No, Pianca me lo ricordo. C'è in ballo una cena, pagata da Stefano Borgi. Abbiamo perso però. Sì, per forza. Vorremmo che si paga noi, vero? No, se quindi non succede assolutamente, però bella questa cosa. Elvis, Pianca. No, ma il giocatore me lo ricordo, sì, ma, vabbè, ma non l'avrei mai avvisato. Pensa che faceva la punta, si faceva il difensore. 4 gol, 2 alla Fiorentina. 2 alla Fiorentina. Come Bartlett della Roma. Più o meno. 4 gol, 2 alla Fiorentina. Te lo ricordi com'era Bartlett? Biondo. Con? Il codino. Bravissimo. Ci guadagniamo un panino, un crostino. Chi segna della Fiorentina domani? Vlahovic, bravo. Bravo, perché Sandro sa già come va. E Gaetano Castrovilli. No, quindi 2-0 o 2-1? 2-0. 2-0. Stefano, quoti o Vlahovic sullo sposo? Assolutamente sì, perché a me è amico Vlahovic. Col Caselli addirittura si fanno le boccacce, i versetti. Allora, ti Vlahovic, fermi lì? Mi gioco Cutrone. Due anche per te. Mi gioco Vlahovic e Cutrone. Io Cutrone lo dico anche io. Perché gli farebbe bene, tanto che deve timbrare il cartellino. Ma deve campionato. Due, Cutrone e Chiesa. Chi segna? Cutrone e Chiesa. Chi segna? Cutrone e Chiesa. Siamo tutti su 2-0. Io dico 2-1 però. 2-1, perché un gol lo pigli. De Paul lo fa. Sono in Buzza.
Dai, il vecchio nome di mercato, come al solito, la Fiorentina. Sonia? Sono anch'io per il 2-1, purtroppo. Allora, però, se così fate così, vi devo chiedere anche la successione. Segna prima l'Udinese o segna? Segna prima l'Udinese. Il rimonta. Il famoso discorso che si corre quando meraviglioso, siamo. Meraviglioso. Certo. Quindi? E poi segna, io sono Chiesa-Castrovilli. Chiesa-Castrovilli. Sandrino, tu hai già detto Vlahovic. Chiesa e Vlahovic. Chiesa e Vlahovic. E diciamo 2-0 per la Fiorentina. 2-0, gol non lo pigli. Per la Fiorentina, no, nel finale rischi anche di pigliare il gol. Ma non lo prendi. Può non prenderlo. E se fai questo tipo di risultato, ti cambia il filotto a seguire? Vai, no, dopo aver fatto Brescia, Roma contro la Lazio, con un altro clima? Ho detto che te batti l'Udinese domani, io ho detto che si vince domani. E poi batti il Brescia. Sì. Con questi sei punti, quella parentesi che tu e Stefano avete messo vuota con la Lazio, la lasci vuota? La lascio ancora, non posso contraddirmi con quello che ho detto prima. La lasci ancora vuota? Cioè... Difficile, e poi vabbè che... Guarda, io non so cosa darei per quella parentesi, poi poterla tramutare in un bel 2. Ma figurati, cioè alla veramente... faccia di qualcuno che all'Isola vabbè. Debba, tifoso laziale... Vabbè, c'è un messaggio subliminale, qui c'è un messaggio. Con chi ce l'ha? C'ho un amico all'Isola Debba, Vittorio Betti. Vittorio Betti. No, Vittorio Betti, non, a Vittorio non gli farei mai nessun pensiero negativo. A quello lì sì. Oh, no, finale grandissimo. Ma però scusate, ma morbido. Prescindere dalla simpatia della Lazio, di Lotito, sì. Di Tare Company, pigliasse l'Aquila, gli prendesse Osì, gli scariasse da qualche altra parte. Eccoci. Però devo voglio rileggerlo in un tuo pezzo, no, questa figura qui, voglio rileggerla. L'idea che la Lazio sia lasciata a lottare per lo scudetto a me fa piacere, scusatemi. Cioè, sinceramente, ci sia un altro colore che non sia strisce, sì. Posso dirvi una cosa? Vi meritate lo titolo. Brava. In che senso? Pienamente. Vi meritate lo titolo. Era uno slogan. Ci sarebbe sempre la vecchia considerazione. Condivido pienamente, anche perché prima di tutto sono contento che ci possa essere un'alternanza. Secondo, mi sta simpaticissimo Simone Inzaghi. La Lazio col Bologna domani non vince. Lo reputo un gran buon allenatore. Cioè, domani vero Lazio. E mi piace. Il futuro allenatore della Juventus. Sì. Che è naturale. Lui o il ritorno di Mancini. Tra l'altro, specialmente se cosa, vince, se chiude col posto, tanta roba. Non ve ne fregherà niente, no. Però mi ha colpito talmente tanto che la devo dire. In settimana ho fatto un corso, ogni tanto faccio anche qualcosa di sport. E ho incontrato Caicedo. Ragazzi, non ci litigate mai. Viene a Firenze, omaggiatelo. No, ma tanto ormai è già venuto. Salutatelo con molta riverenza, perché ti dà una papagna, no? No, è un degli uomini più enormi che io abbia mai visto. Accidenti. Quindi una pacca del Ballerini potrebbe essere. No, l'ammazza. Anzi, la prossima volta che mi dà una botta chiamo Caicedo. L'ammazza con la carezza, vero? No, ragazzi, è una cosa, io non so come faccio un difensore a marcarlo, veramente. Infatti, cioè, quello che segna. Dopo aver visto Pezzella e lui... Capisci perché? Tante volte. Cioè, no, ragazzi, ma non sto scherzando. Sì. Fa paura. Fa paura. Basta vederlo quando lo inquadrano in modo ravvicinato. Allora, saluto lo studio, perché poi lascio l'incombenza della chiusura di trasmissione a Greta Beccaglia. Ciao, Stefano Ballerini. Ci vediamo. Grazie, onorato weekend, di far parte di questo weekend ricchissimo con Firenze Viola Super Sport. Allora, visto che non vado a Udine, vado a fare Tavarnelle cingoli di pallamano domani sera. Scusami, come Tavarnelle da accordo. Cingoli di pallamano. Tavarnelle Salva, cingoli primo in classifica. Cingoli cittadina cingoli. Delle Marche. Cingoli. Le Marche. Okay? E poi domenica mattina vado a fare Under 15, Under 16 cingolati. A Marina di Massa, Livorno, Fiorentina, le giovani. Tommy, settimana prossima spero. Sì, credo proprio di sì. Riccardo Galli, grazie, buona grazie partita. Grazie a voi, grazie. Sonia Nichini, buon fondo. Arrivederci a tutti fondo. Alla prossima. Sì, buon editoriale. Fondo dopo la partita, perché come ogni volta, 10 minuti dopo la conclusione della partita su Firenze Post, cronaca, pagelle, commenti, grazie allo sforzo redazionale guidato da Sandro Bennucci. Giusto? Ormai imparato. Giusto, Sandro? Però perdonatemi, devo ringraziare anche la mia segreteria, che come è sempre... fenomenale, la sua segreteria è fenomenale.
Ti lascio l'incombenza della chiusura, Greta Beccaglia. Grazie mille, io intanto tornerò domenica sera e concludiamo con l'ultima parte della conferenza stampa di Iachini, pre-partita Udinese-Fiorentina, ripercorrendo il suo percorso da quando è arrivato il 29 dicembre fino ad oggi, come quanto conosce la sua squadra e soprattutto quanto pesano anche le assenze come Ribéry. Sentiamo. Ma guarda, sì, in effetti il 29 è stato il primo allenamento dopo che i ragazzi erano stati via 10 giorni, quindi ci siamo conosciuti lì. È chiaro che quando si subentra lavori un po' su tutti gli aspetti, no? Vai a fare dei test, quindi tocchi un po' per quella che è la tua visione di calcio, un po' quello che ti interessa che la squadra recepisca in fretta, perché poi nello stesso tempo devi andare in campo e coniugarci, cercare in fretta di coniugarci, no? I risultati. Venivamo da un percorso di 6 partite 1 punto e quindi la situazione anche a livello psicologico sicuramente non era facile per i ragazzi, ma dovevamo andare prima di tutto a crearci, oltre che a mettere mattoni per poter fare un calcio sempre più intenso e quindi toccando l'aspetto anche fisico, per quello che io chiedevo anche andare a lavorare sul piano tattico, cercando di mettere conoscenze nell'organizzazione difensiva. Stiamo migliorando nei fuorigiochi, stiamo migliorando nell'attenzione, nelle situazioni tattiche, dei tagli, i passanti, i movimenti delle scalate, l'organizzazione dell'onda difensiva, nell'andare a accorciare e alzare ancora di più la squadra, e lì abbiamo margini ancora di crescita per poterci alzare ancora di più come baricentro, e ci stiamo lavorando molto, e anche nei movimenti d'attacco, e lì entra l'attrezzo, il pallone, e quindi la memoria è un po' più lunga, quindi ci vuole un po' più di tempo, e questo un po' mi aspettavo sinceramente che lo facessimo con un po' più, no? Un po' più velocemente, però ci sta. Abbiamo avuto anche, come dicevamo con Alessandro prima, dei percorsi di lavoro con alcuni ragazzi che sono stati assenti, che sono stati infortunati, dovevamo recuperarli, e quindi un po' di impicci che strada facendo si è trovato magari qualche ragazzo che era infortunato, che abbiamo recuperato, vedi Milan, vedi Federico, vedi altri ragazzi che stiamo riportando e abbiamo riportato a condizione, quindi questo è un po' poi le cose che trovi, quindi tutti gli aspetti sono stati toccati e continuiamo a battere il ferro, perché poi andando avanti la cura del dettaglio, la cura del particolare, no? Sull'attenzione, nel momento in cui andiamo a rivederle poi insieme al video andiamo a analizzarle, poi sul campo e attraverso la visione andiamo, sicuramente ci saranno passi avanti ancora sul piano tattico e sul piano del gioco, perché come è normale che sia, con il tempo ci si conosce di più, io e i miei ragazzi già ho una discreta conoscenza. Perché se in 2 minuti domenica mi sono permesso di cambiare 3 volte lettura tattica della partita e voler fare una cosa, poi ne dovevo pensare un'altra perché siamo rimasti, c'è stato lo svantaggio, poi un'altra ancora perché siamo rimasti in 10, vuol dire che già dai ragazzi, no, le cose che prepariamo sul campo cominciano a essere pronti e rispondere a quello che un po' l'allenatore sotto certi aspetti vuole, anche se, ripeto, non in tutto sono soddisfatto, perché sul piano del palleggio dobbiamo fare meglio e possiamo fare di più, perché la qualità del nostro gioco, per gli interpreti che abbiamo, a mio avviso può crescere ancora in maniera importante, e quindi dobbiamo, su quello stiamo battendo molto e lo faremo. Buongiorno mister, guardando la composizione della difesa dell'Udinese molto fisica, sì. L'assenza di Dalbert, sta magari pensando a un cambio tattico per Udine, con qualcosa di diverso, magari una difesa a 4? E un'altra cosa, l'assenza di Ribéry è pesante, anche ha rallentato anche questo processo di cambiamento, perché manca un grande esterno per poter giocare proprio a 3 punte classiche, cioè con Chiesa, Ribéry e uno fra Vlahovic e Cotrone. Grazie. Ti faccio una battuta, faresti sta domanda a Conte, a Inzaghi e a cosa, come si chiama? E a quell'altro? Chi era? Sarri. A Sarri, già faresti? No, vabbè, falla a me, non ti preoccupare. Rispondo io. No, al di là di questo, Ribéry io non l'ho mai avuto, non l'ho mai visto poverino sul campo, purtroppo l'ho trovato con infortunio importante, che un infortunio grave, io gli auguro tutto il cuore di rivederlo a più presto, no? Nello stesso tempo, come ti dicevo prima, nella mia testa c'è stata sempre questa predisposizione a voler andare, no? A creare anche qualcosa di, no? Di diverso, perché l'ho fatto in precedenza nelle mie squadre e quindi nella mia visione c'è questa idea, però ovviamente sta poi nella, come dicevo prima, nella miglior condizione di tutti gli effettivi per poterla andare a sviluppare e a fare. E mi chiedevi poi, scusami,
del discorso dell'Udinese, delle caratteristiche. Non conta che se gioca uno o può giocare D'Albert o può giocare un altro e può cambiare qualcosa lì. Conta il modo come andiamo a attaccare la linea difensiva avversaria. Quindi a seconda di come è impostata, gioca a 3, gioca a 4, come andiamo a muoverci noi. E quindi in questo in settimana abbiamo lavorato molto, proprio come dicevo al collega, dovremo farlo con maggior velocità, no? Maggior movimento senza palla, maggiori e migliori letture, no? Nell'ultimo passaggio, nello smarcamento, e in questo sarà importante come lo andremo a fare, con quale forza lo andremo a fare, perché poi alla caratteristica dell'avversario, che ha un'ottima solidità, dovremo rispondere noi con velocità, con qualità di esecuzione, qualità di smarcamento e lettura dei tempi, e farlo con i tempi giusti, è quello che cambierà la nostra pericolosità, se lo sapremo far bene come l'abbiamo fatto a Genova, come l'abbiamo fatto a Napoli, no? Come l'abbiamo fatto in altre partite, riusciremo ad essere velenosi come vogliamo farlo. Poi se lo faremo con magari un po' più di lentezza, con meno velocità, con meno predisposizione allo smarcamento giusto, no? e meno qualità di palleggio, è chiaro che questo potrà complicare un po' di più e facilitare di più il compito di questi giocatori. L'ultima che poi andiamo, grazie. Beppe, torno per un attimo al Milan. In quei 70 minuti iniziali che non sono stati all'altezza, diciamo. Noi direi un tempo. Anche se devo dirti che il primo tempo abbiamo subito la porta di Ibrahimovic, cioè, no, e poi non ci hanno metterò, e noi abbiamo avuto 3-4 situazioni per poter andare noi, perché con Castrovilli, con Chiesa, siamo arrivati lì anche in alcune circostanze e potevamo anche noi essere fastidiosi, però ecco, nel secondo tempo l'abbiamo fatto meglio. L'analisi che avrete certamente fatto con la squadra, ti è sembrato che i giocatori abbiano recepito, che capiscano certo, bene? Ecco. Certo, noi lavoriamo su questo, il nostro passaggio di ulteriore crescita passa attraverso le conoscenze, come dicevamo prima col collega, che più ci conosceremo più sapremo come andarci a smarcare, con quale qualità farlo, con quali movimenti farlo sul campo per cercare le vie di uscita attraverso il gioco, e quindi in questo è un passaggio che dobbiamo fare, dobbiamo andare a insistere, anche io mi aspettavo che fosse un attimino migliore, no? Però magari c'è bisogno forse di un po' più di pazienza, un po' più di tempo, perché poi i dati ci dicono quello, ma nel secondo tempo domenica anche in 10 lo abbiamo fatto con qualità, sembravamo noi in 12 rispetto all'avversario, perché ci siamo mossi con velocità, con qualità di palleggio, con smarcamenti senza palla adeguati, con le punte che legavano e sapevano attaccare in profondità al momento adeguato, quindi con scelte giuste e tempi giusti, e quello è quello che dobbiamo arrivare a fare fin dall'inizio della partita, cose che altre volte devo dirti le abbiamo fatte, come ti dicevo Napoli, Atalanta in Coppa Italia o altre partite che adesso mi vengono meno, però quello è il nostro identikit e quello dovremmo farlo per 90 minuti.